In collaborazione con TAM Immobiliare, Trieste, via Palestrina numero 5, telefono 040 349 8398, sito www.tamimmobiliare.it. Location, location, location è la regola delle tre L, così come ce li insegnano negli Stati Uniti, ovvero la posizione di un immobile. Ecco, torniamo a parlare di mondo immobiliare e oggi scopriremo perché investire in immobili ancora a Trieste. Con chi farlo se non con Marco Tamaro, che di recente ha scritto proprio un interessante articolo nel suo blog in merito a questo. Ecco allora Marco, perché investire in immobili a Trieste? Beh, l'investimento segue delle regole diverse rispetto all'acquisto per chi compra una casa per andare a vivere. Bisogna guardare il costo di acquisto e la redditività futura. Trieste è particolarmente interessante per questo motivo perché i prezzi degli appartamenti non sono elevati come in altre realtà similari in Italia, mentre gli affitti, a causa dell'università che porta moltissimi studenti qui nella città, grazie anche alle grosse società che hanno sempre un grande ricambio di dipendenti, gli affitti si sono sempre mantenuti su canoni elevati e quindi la redditività degli immobili è veramente molto interessante. E per i turisti invece è vero che Lonely Planet? Assolutamente sì. Hai letto Trieste come la città più sconosciuta e allo stesso tempo più bella del mondo. Lonely Planet, per chi non la conosce, è una delle riviste leader al mondo per quanto riguarda il settore turistico. E infatti, solo negli ultimi anni abbiamo registrato per 4-5 volte consecutive un aumento del 10% del flusso turistico qui nella nostra città. Molti di questi turisti si innamorano di Trieste e prendono un piccolo appartamentino piuttosto che qualche appartamento un po' più grande per poi venire a passare i weekend o le estati qui in città. Quindi uso investimento anche per il turista, non solo per lo studente o il dipendente di società, ma anche per il turista che magari per tempi più brevi. Assolutamente sì, e magari nel periodo in cui non è qui affitta l'appartamento e se lo tiene buono per un secondo momento quando magari si trasferirà poi qui a Trieste. Signor Tamaro, il momento storico è assoluto, come ha detto suo figlio. Ci sono prezzi bassi di acquisto per comprare un immobile e tassi alti di rendimento. Di rendimento, ecco. E quindi una persona può pensare di acquistare per investimento un immobile, appunto, a prezzi bassi rispetto al passato, per poi metterlo in affitto a dei canoni anche allettanti. Ecco, però com'è un investimento immobiliare rispetto ad altri tipi di investimenti? Beh, oggi è molto remunerativo. Facciamo un attimo un confronto rapido con gli strumenti finanziari attualmente in essere. Oggi i titoli di Stato italiani rendono meno dell'1%, molto meno dell'1%. Un investimento nelle obbligazioni, di cui oggi si sente parlare molto, le obbligazioni convertibili, rende il 2% e sono dei titoli a rischio. Un fondo di investimento buono in Italia ha reso l'anno scorso il 2-2,5%. I tassi sugli immobili in questo momento sono, al netto delle tasse, al netto delle spese, doppi rispetto a questi investimenti. Ma quello che bisogna tener conto è soprattutto il discorso della rivalutazione dell'immobile. Se oggi compro un appartamento a un prezzo interessante e ho una buona rendita, comunque il prezzo di questo appartamento nel prossimo decennio è destinato a salire. Quindi oltre all'affitto io avrò anche una rivalutazione sul capitale, cosa che invece succede al contrario nelle rendite finanziarie. L'effetto inflazione erode il valore del mio capitale depositato in un fondo in banca. Nell'immobile il mio valore cresce lentamente, ma cresce. Serve avere un po' di pazienza. L'ottica del mercato immobiliare è sempre stata un'ottica lunga, bisogna ricordarselo. Non c'è la speculazione a breve nel mercato immobiliare, bisogna comprare con un'ottica di 10 anni. Ma oggi acquista solo chi ha a disposizione liquidità o acquista, si può acquistare anche diversamente, insomma non avendola a disposizione? Si può acquistare anche ricorrendo a un mutuo, molte persone lo fanno con i tassi
particolarmente bassi di questo periodo, l'affitto molte volte copre da solo il canone, quindi proprio per chi ha figli, per chi ha una politica di investimento immobiliare di lungo periodo, un mutuo permette con l'affitto di essere pagato in 15-20 anni e quindi di far acquistare un immobile praticamente a costo zero, insomma, anticipando solo le spese e i costi del notaio. Questo perché dicevamo che appunto ci sono anche canoni di affitto che coprono quella che tranquillamente è la rata del mutuo, sì. Ecco, quali sono i tassi adesso applicati dalle banche? In questo momento siamo veramente ai minimi storici su un tasso variabile, ci sono tassi del 2,60, su un tasso fisso siamo al 2,60, 2,70, il variabile è sotto il 2%, ma alla gente interessano numeri pratici, numeri concreti. 100.000 euro oggi a tasso fisso costano 550 euro al mese in 20 anni, quindi proprio un canone di affitto. E a tasso variabile costano attorno ai 4,70, 4,80. Quindi veramente è il momento anche di stipulare un mutuo per comprare una casa da mettere a reddito, da dare in affitto. Sicuramente con l'esempio che ha fatto lei rispetto ai tassi del passato, insomma, abbiamo fatto passi da gigante. Siamo veramente a dei costi del denaro minimi, insomma, che solo una crisi come una crisi così lunga che c'è stata nel mercato immobiliare ha permesso ai tassi di scendere a questi livelli qua, per cui è sicuramente un momento da pensarci, ma da sfruttare anche per i tassi fissi, insomma, tassi fissi così rappresentano una garanzia. Arriviamo quindi alla regola delle tre L, location, 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 quella da cui siamo partiti, sul concetto di dove è interessante per uso, investimento, chiaramente acquistare. Ecco, come si fa a comprendere dove comprare a Trieste? Perché è cambiata la dinamica, no? Assolutamente, è cambiata la dinamica, si è spostato molto l'asse della città verso le rive, il recupero di Città Vecchia è stato sicuramente un qualcosa che ha determinato una domanda per quanto riguarda le locazioni di immobili molto diversa rispetto al passato. Direi che la regola fondamentale è il centro perché gli studenti vogliono vivere in centro, perché c'è l'ospedale, perché ci sono tante aziende, no? Da Generali in primis a tante altre che per i loro dipendenti vogliono prendere appartamenti in affitto molto vicini ai posti di lavoro. Quindi tutta quella che è la zona del Borgo Teresiano e delle, chiamiamole rive, insomma, l'adiacenza rive è una zona molto molto ricercata, molto ambita. Basti pensare un po' al recupero di tutta la zona delle rive, no? Adesso via Torino, piazza Venezia, Cavana in generale sono un po' la zona della nuova movida. Sì, è proprio rinata una zona che per anni era stata abbandonata, diciamo che era addirittura impraticabile, non si poteva neanche attraversare, insomma, quindi questo ha veramente comportato uno spostamento anche di molte attività economiche in quella zona, anche di molti negozi che si sono spostati in quelle. Ecco, signor Tamaro, lei via, con i suoi 30 anni di esperienza ha visto zone di questa città, da residenziali molto di pregio, poi altre che lo diventano e così i prezzi anche di conseguenza cambiano. Come avviene questo? È un fattore anche di moda e anche di investimenti, perché è chiaro che se una zona comincia a essere ben servita, è piena di locali, servizi in generale, diventa molto appetibile. È chiaro che i locali sono un'attrattiva per esempio per gli studenti. Gli studenti oggi quando chiedono un appartamento in affitto lo chiedono molto più vicino al centro, vicino al Viale 20 Settembre per esempio, rispetto alla zona universitaria, che una volta invece era ricercatissima. Quindi tutto cambia. Che cosa acquistare quindi, che caratteristiche deve avere un immobile per essere interessante come investimento, ad uso investimento, così come si dice? Beh, una delle caratteristiche principali che deve avere un investimento è più rende meglio è, e seconda cosa deve essere facile da liquidare in un momento in cui si deve decidere di vendere. Benissimo, con queste premesse sicuramente avrà importanza scegliere sia la metratura corretta dell'immobile, quindi partire da metrature anche molto piccole, 30-35 metri quadrati, per arrivare fino ai 120-130 metri quadrati. Metrature più grandi diventano difficili da affittare tutte insieme, bisognerà scegliere magari 3-4 studenti e fare contratti separati, il che rende questo investimento una sorta di lavoro. E seconda cosa, bisogna guardare anche alle spese di questi immobili, quindi dare un occhio alla rendita catastale che poi inciderà sull'IMU e alle spese condominiali che hanno gli appartamenti. Che non costino tanto da mantenere in sostanza. Assolutamente. Un'agenzia immobiliare è fondamentale in questo, no? Può veramente dare una mano. È uno dei lavori principali che facciamo con chi viene qui da noi cercando un immobile uso investimento. Facciamo prima di andare a vedere, addirittura prima delle visite, facciamo uno screening dell'appartamento, verifichiamo prima quanto può essere il costo complessivo, cioè
il prezzo d'acquisto è una parte, poi bisogna capire se c'è da investire qualcosa in termini di ristrutturazione, le spese accessorie, le tasse, il notaio, e quindi si vede il costo di acquisto lordo. E dopodiché la cosa interessante non è il reddito di un appartamento in termini di canone lordo, ma bisogna capire quanto rende al netto questo appartamento, quindi calcolare l'IMU e calcolare la tassazione sulla locazione. Siamo onesti, per le buone iniziative, voglio dire, ad avere liquidità o voler andare in banca e fare un mutuo per investire in immobili, questa è una buonissima idea, no? Però quello che spaventa sono le tasse, la tassazione, che può andare da... Che numero? Sembra incredibile, ma la forbice è altissima. Oggi andiamo da una cedolare secca del 10% a una tassazione. Se uno mette i redditi, se una persona che ha molti redditi e li fa cumulare, quelli degli affitti si arriva al 42%, addirittura al 43% adesso. Quindi è chiaro che fare una scelta fiscalmente oculata, attenta e ponderata è fondamentale per aumentare la redditività dell'immobile. In questo serve sicuramente l'agenzia che fa i calcoli, che può aiutare il cliente a trovare una tipologia contrattuale e la forma migliore per affittare l'immobile, ma soprattutto il suo commercialista che deve dargli le indicazioni, perché la convenienza cambia da persona a persona in funzione del suo reddito e di quanti altri immobili ha. Quindi è un'analisi attenta che noi facciamo come primo screening, ma poi insomma una risposta che deve dare il commercialista di ogni cliente. Perché comunque un'agenzia immobiliare può anche preventivamente attribuire un valore d'affitto all'immobile che si intende acquistare per uso investimento. Ecco, su questo direi che ormai i prezzi sono proprio millimetrici, calcolati al millimetro, quindi è tutto molto semplice, non ci sono grandi differenze, il mercato, proprio perché ormai un mercato online consente di dire al cliente veramente ai 10 euro quale sarà il canone che percepirà, un'esattezza che prima era impossibile. Insomma, questo è un mercato molto semplice dove i margini di errore, la montare dei canoni ormai viene calcolato con una precisione direi massima e assoluta, e quindi non è più sicuramente un fattore di rischio, ecco, nel calcolo di un investimento immobiliare. Marco Tamaro, quali formule contrattuali oggi possono fornire agevolazioni fiscali? Allora, ci sono tanti tipi di contratti che si possono fare in Italia. Alcuni contratti, in particolare quelli chiamati a canone concordato, permettono ai proprietari di avere uno sconto sia per quanto riguarda l'IMU, sia per quanto riguarda le tassazioni sull'affitto. Vi faccio un esempio molto semplice. Considerate un immobile che paga normalmente 1000 euro di IMU all'anno, se affittato al canone concordato saremo intorno ai 700-750 euro di IMU, quindi in realtà uno sconto considerevole. Anche per quanto riguarda la tassazione sulla locazione abbiamo uno sconto di circa il 50%, quindi fare un contratto con il canone concordato in realtà permette di avere uno sconto di oltre il 30-35% sulla redditività totale. Oggi abbiamo appreso mille buone ragioni per continuare a credere nel mattone, nell'investimento immobiliare. L'abbiamo fatto grazie alla famiglia Tamaro, grazie Mauro Tamaro. Prego, ci rivediamo presto. Buon investimento a tutti. In collaborazione con TAM Immobiliare. Trieste, via Palestrina numero 5, telefono 040 349 8398, sito www.tamimmobiliare.it.